67. Roma, 13 luglio 1948. Carissimo fra Raffaele e Giuseppe, unisco alla lettera di ringraziamento per padre Alessandro, che tu ringrazierai anche a voce per tutte le gentilezze che ha fatto a Leonardo e a Mario. Mi auguro che tu continui a stare bene in salute e contento. Noi tutti bene, grazie al Signore. Mamma ha sempre un po' di male alle gambe, nonna un po' curva come al solito. Qui ora dobbiamo essere all'ufficio la mattina alle 8 in punto e mettere la firma di controllo. Il coinquilino Kotnik, dopo lunga e penosa malattia, sopravvenuta la paralisi, è morto la settimana scorsa. Prega in suo suffragio. Monsignor Ronca domenica scorsa ha ricevuto la consacrazione episcopale a San Giovanni Laterano col titolo di arcivescovo di Lepanto e prelato di Pompei. Io non sono potuto andare perché sacrificato in ufficio. I fratelli delle scuole cristiane, saputo della consacrazione episcopale di Monsignor Ronca, hanno condotto a San Giovanni Roberto e Francesco per assistere alla funzione, i quali poi hanno pranzato a casa nostra con grande felicità di mamma, nonna ed anche mia. Roberto è cresciuto in altezza, ha raggiunto la statura tua, che ho segnato sulla porta quando andasti via. È diventato più magro. Venerdì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, Monsignor Ronca sarà a Santa Teresa al Corso d'Italia, nostra parrocchia, alle 8 e distribuirà la Santa Comunione Generale. Che vi sia la possibilità che anche i tuoi ottimi padri facciano per te come i fratelli delle scuole cristiane? Sarebbe una bella sorpresa. Ho un'idea. Tu venire a fare da chierichetto alla mensa della Comunione Generale, celebrata da Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Ronca. Padre Brogardo è già d'accordo. Forse faranno da chierichetti anche Roberto e Francesco. Sua Eccellenza Monsignor Ronca è anche terziario teresiano della Congregazione dei Terziari di Santa Teresa al Corso d'Italia. Ieri pomeriggio Monsignor Ronca ha dato un ricevimento a casa di un suo amico a Viale di Villa Grazioli, vicino a Via Salaria, lontano dal seminario. Questo amico ingegnere costruttore io non lo conoscevo. Sono andato a vedere se incontravo davanti al portone di Viale Villa Grazioli qualche persona di mia conoscenza. Ho trovato 49 automobili che avevano portato gli invitati. Appena ho visto questo, pur avendo il biglietto di invito, sono rimasto sotto il portone, visto il gran lusso del ricevimento. Nessuna conoscenza, salvo uno, De Dominicis prefetto, che era stato con me durante la guerra a Laterano. Anche lui è venuto in automobile. Non ho voluto salire anche perché la riunione si protraeva e non avrei potuto prendere parte alla benedizione e funzione per la novena a Santa Teresa. Ho preferito la benedizione in chiesa. Ho ammirato Monsignor Ronca che ha fatto l'apostolato delle classi ricche, apostolato difficile, come dice il Signore, quando difficilmente i ricchi entreranno. Monsignori, in mezzo ai ricchi e con l'associazione Aiuto Cristiano e con altri modi, ha fatto molta carità ai poveri. Chissà che cosa saprà fare a Pompei, dove converge tutta la carità della terra. Tanti ossequi e ringraziamenti ai tuoi superiori, ottimi padri, padre maestro Alessandro, tanto premuroso verso di te, padre priore Arduino, tanto paziente verso di me, Padre Giuseppe, tanto affettuoso a tutti, e ai padri, ai professori, agli altri novizi, come te, e a te la santa benedizione.